tutti, io sono Vanagli87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi si torna dai miei gemelli Henshaw nella Jungle Challenge e come potete vedere, primo loro hanno finito finalmente la vacanza, infatti ho dovuto giocare un bel po' off camera e sono tornati nel loro bellissimo lotto di residenza che, come sapete, è proprio una manna dal cielo, bellissimo. E per di più sono riuscita finalmente a chiamare Millie Bobby Brown, cioè stranamente, come sapete, come chi segue la Vampire Queen Bee sa che l'unica volta che ho chiamato la coordinatrice dell'evento mi è arrivata Jasmine Holiday, qui non so perché da loro mi è arrivata la cioè, sfida della positività, la vera Millie Bobby Brown. Quindi allora, con congratulazioni, Antra sbloccato l'aspirazione nascosta, sfida della positività, la puoi trovare tra le altre aspirazioni, e che caspita, legate alle sfide, così come anche Hazel, e entrambi finalmente posso usare per entrambi la dov'è caspita è andata? Ah, eccola qua, la sfida, posso cambiare l'aspirazione con la sfida della positività, che sinceramente volevo fare, almeno prima che faccia la Vampire Queen Bee ci metto anni, ma qui almeno ci metterò un po' di meno. Ora andiamo su Aspiration, compie una buona azione, va bene, direi il solito cos'era, vediamo se abbraccia affettuosamente va bene o no. E tu? Ha già fatto lei. Compie una buona azione. Cioè? Ah, rallegra. Perfetto, allora. Che era quello che volevo fare prima, cioè. Dov'è? Chi è? Spettegola, no. Tu anche. Arturo Garb... Tu chi cavolo sei? E che è tutta sta gente? Dov'è? Perché? Non viene... Lamentati delle bollette, quella sono io, lamentati... Rallegra. E tu... Mizuki Hasegawa? Ah sì. Presentazione divertente. Tutti qui? Ma io veramente volevo mandarvi di nuovo ai parati di San Maishuno, così tanto per... per i conoscenti. Ora, come conoscente lo ammetto, ne hai? Sì, in effetti possiamo approfittare di questi due, però volevo chiamare... Non conosci quell'astro Esteban? Allora, aspetta. Ah, giusto. Dov'è? Essendo venuto a conoscenza del prestigio goduto da Hazel tra gli archeologi, l'associazione Reperti ha deciso di inviare alcune reperti chiedendo di provare a identificarne le origini. Va bene, ha la stessa identica cosa. Quindi tu sti capri, paga le bollette, vieni un attimo qui, che tanto lei va bene come ma dove, vabbè, condividi foto. In realtà io avevo in mente altro. Dove è sparita la tizia di prima? Ah, eccola qui, infatti. Presentazione amichevole. Con i conoscenti, più conoscenti di così. Rallegra. Ah. Oh, sì, povero Mango. Su. Dov'è? Se lo trovo era... era che non lo trovo.
Allora, tu. Rallegra, tu. Idem. Che se lo trovo rallegra, se no. Rallegra, più che altro. Furente. Cosa? Sì. Pietra miliare completa. Ok. Però furente vuol dire che bisogna. No, non furente, pardon. Allora, clicca sui conoscenti. Ma non conoscevate. Sì, ma Desire non so dove abbia. Diamante! Sì, idea. Conoscenti. Manca Pearl. Sì, cambio un attimo l'otto, quasi qua, e dato che parla di la sfida, dice appunto compri buona azione tra cui ripulisci dai rifiuti e scatole varie, andrò a cercare praticamente a casa di qualcuno i nostri conoscenti, quindi ci rivediamo dopo. Siamo arrivati nell'otto, anzi in questo caso a San Maishuno, e sì, purtroppo potete già vedere chi siamo venuti a trovare, ovvero la famiglia Kibo, o meglio la famiglia Williams. E tu perché cavolo sei a disagio? Ah, per i rifiuti. E riponi, e come potete vedere, un attimo, fermi tutti. Allora, qui c'è il raduno di cani e la fusion tra il nostro adorato Mango e Riley, che infatti Riley Williams, come potete vedere, è il cane di Diamante e Akira. E io devo fare la fambro, che caspita, devo fare la foto e temo. E di nuovo, ma allora mi frego da proprio da sola. Questa fusion, vabbè, lasciamo perdere. Ma soprattutto temo che questa poverina sia infatti è Topazia Williams, il gatto di Diamante, che praticamente, non mi ricordo se l'avevo detto, Diamante nel quando l'ho creata su The Sims 2, praticamente era una strega. Ah, è vero, è qui. Ma visita l'appartamento, ma ah, eccola qua, bussa alla porta. Dicevo, Diamante l'ho creata su The Sims 2 ed era una strega, e Topazia era il suo famiglio, e quindi ho cercato semplicemente di ricreare il suo famiglio su The Sims 4, ma ovviamente è solo un gatto normale, ma va bene. Vediamo se riusciamo, cioè, non è... non è la cosa più bella che abbiate mai visto, ma questo è l'appartamento di Diamante con la stanza di Akoya. Il salottino, sì, coi topi, lasciamo perdere. La camera da letto di Diamante Akira. La cucina, ma sì, i mobili fanno un poco schifo. Un micro tavolo, perché era l'appartamento, sapete tutti, che è un po' un buchetto, quindi è già tanto sono riuscita a fare quello. E qui c'è il salottino. Ora, eccolo qui! Questo è il bellissimo figlio di Akira e Diamante, Akoya, che
sembrerà essere un alieno, ma no, non è un alieno lui. In realtà è umano. Vobi Nerks, you're through ya. Ma che cade Hooray notifiche piena? Perfetto, e ti Azim, pareva? Galpa Launch. Gushal, Allora, tu Tribnathenib. negli Runa, anni. Coot. Dividetevi i coniugi. Presentazione allegra. Kush. Yasub. Che Anasa. carino che è il mio piccolo Akoi, è Ah, bellissimo. Sosa. Oh, Oh. Yasub. Oh. Ah, Susu. Bravo, anzi no. Hey, rude. Poi pulisci la lettiera. Non so neanche a Riley. Sì, ma non per dire, ma Topazia poverina sta male. È malata e tu. Ah, Mango. E tu che hai una clinica, mia cara diamante, ma almeno cerca di curarla, cacchio. Invece no. Allora, impara a conoscere. Condividi foto, ma così tanto. Ah, rallegra finalmente. Oh, ah, ce l'ha. Oh, poverina. Povera Riley. No, sì, presentazione amichevole. Sì, ribadisco il. Hai una clinica. Vai a curare quella poverina, porca miseria. Invece no. Chiedi di andare a fare i bisogni, che è meglio. Chi è che. Oh! Idem a Mango, che qui. A disagio per. Oh, stanchezza, sì. C'è qualcosa da pulire, no? Che cavolo? Gocciola! Niente di riparare. Sì, dimenticavo che questa casa era un mezzo sfacelo. Non so neanche bene, io l'ho scelta perché comunque avevo pochissimo oro all'epoca e si vede. Signori, palaciotola. Non t'azzardare. Non c'è qualcosa da lavare, da pulire. Caspita, eh. Il problema con Akira. Akira. Spetteva. Allora, gesti di gentilezza con l'interazione sociale. Rallegro, oppure clicca sugli oggetti e chiede ai sim di compiazione utile come. Ah, proviamo. Aiuta a catturare. A rubare una cattiva. Thierry. Perché sei arrabbiato con Thierry? Tu con chi? Michela Sale e Alessandra Rossi. Non ce ne può fregare un piffero perché tanto non lo sappiamo chi siano. Impara a conoscere. Amante dei gatti, e beh. Chiedi di cooperazione utili. Fermi. Non so, non.
clicca sugli oggetti e chiede il segno di comprazione utile come ripulisci. Ma non apparecchia la tavola. Cioè, to pazia. Va bene, abbiamo capito. Mi ripulisci? No. Allora, dobbiamo andare giù di rallegra, rallegra. Un cavolo. Non c'è qualcosa da... Oh... Sì. Di andare in bagno. Sì. Brava. Non facciamoli noi morire di fame. Allora, sì, loda e butta via. Che cavolo fai, Riley? Vieni a sederti. Ah. No, diamante, a casa mia la TV si guarda in un'altra maniera, ma vabbè. E chiedi dalla carriera, sì, che verrà fuori che è disoccupata, ovvio. Madre casalinga, sì, non è vero, in realtà ha una clinica, ma... Chissà perché il gioco non... Ah, beh, adesso sì che dovrebbe poi segnarmelo. Devo ammettere che questa delle 5 buone azioni è un po' un casino. Perché è difficilotto. Direi che provo a cambiare di nuovo lotto, andare a trovare un'altra famiglia e vediamo cosa succede là. Quindi a dopo. E questa volta dove... Ah, dicevo, che cavolo è quello? Chi cavolo è lì? E questa volta dove potevamo essere se non a Forgotten Hollow? Cioè, guardate la bellezza di questo quartiere vampiresco. E quindi, secondo voi, chi siamo venuti a trovare in questa casuccia che... Sì, non... Ma non ho finito di mettere i tetti? E non ho neanche il colore delle pareti. Comunque, bel giardino. Sì, questa è una cosa di quelle che mi piaceva tanto. Ho davvero toppato così? Sì, all'epoca avevo davvero toppato così. Vabbè. Facciamo anche la foto della casetta. Ora. Una cosa siamo sicuri, che Ran è qui. Infatti Ran Michelson. Vediamo se c'è qualcuno in casa oppure... Oppure no, e poi... Tu... Sei malmessa, lui è malmesso, siamo tutti malmessi. C'è qualcuno in casa? Non ci sarà qualcuno in... Tu dove caspita stai andando? Vieni qui. Sì! Certo, che scappa, ma c'è. Pearl c'è. E soprattutto... Sì, la casa, devo dire la verità, ve la faccio vedere bene. Sono... Almeno, questa è la... cucina con tanto di... un attimo, giusto, questa è la cucina di cui, devo dire la verità, sono soddisfatta, sì, mi piace un casino, poi è in stile proprio con i mobili del pack dei vampiri. Questa è la saletta con tanto di organo, vabbè, le scale. Questa invece è la camera, come piace chiamarla a me, degli animali. Eccolo lì, dov'è? No, ho sbagliato. Ah, il piccolo, dov'è? Sì, è lui, è Eiji, il figlio dei cani Conan e Ran, che
che purtroppo ho dovuto creare nel CAS, perché purtroppo non so perché non riuscivano ad avere cani, i cuccioli, quindi era l'unica maniera. Questo è il bagno, notare la grandissima sboccata, perché io adoro la sboccata. Lei la conosceremo meglio dopo. E anche lei la conosceremo meglio dopo. Ora, qui, vabbè, come potete vedere, questo è il salottino, il bagno, la camera di Pearl Caleb con un unico letto, tra virgolette. Questa è la parete in cui ho fatto le foto con tutti i loro amici. Dov'è Conan? E soprattutto questa, che mi piace tanto tanto, è la camera delle due piccoline. Quindi, tu qui, che caspita ci fai qui? Allora, tu, almeno, dov'è? Va bene, prenditi la tua. No, fai presentazione. E che cavolo? Presentazione allegra. Ma anche qui, casa più linda lo potevamo trovare. Vediamo se riesco a farvela vedere bene, ma devo girare. Allora. Ok, ci siamo. Questa bellissima bambina è la primogenita di Caleb e Pearl e si chiama Rebecca. Ovviamente i nomi di tutte e due le figlie vengono da The Originals, come al solito. Però vediamo se riusciamo a rallegrare, a fare qualcosa almeno per portare avanti questa aspirazione, perché chiedi dalla scuola, ma mi sa che. Ho trovato, racconta una storia buffa. Impara a conoscere tu. Vabbè, prenditi la porzione anche se sei un po'. Ma che cavolo? Butta via. Chi è che ha fatto la cacca qui? Soprattutto. No, no, dov'è Conan? Ah, meno male, c'è Conan. Mi era venuto il dubbio che non c'era più. Era genio? Davvero? Ah, non me lo ricordavo più che era genio lei. Divertente. Allora. Aspetta, scusate, ma già che siamo qui. Allora. Beviamo una. In effetti, cioè, allora. Bevi. Allora, gioco una partita. Ma vedere se riusciamo. Una partita multigiocatore con Rebecca. Già che ci sono, oh. Approfittiamone alla grande. Allora, tu rallegra. Due. E non c'è un altro. A parte impara a conoscere. Ora allegra. Sempre che funzioni. Buffo. Sì, lo sappiamo che lui è materialista. Sfoggia l'animale, sì. Scusate, già che siamo qui, approfittiamone. Cioè. Approfittiamo un attimo alla grande del pasta primavera. No, prendi una porzione insieme. Vabbè. Prendi una porzione. Cioè, Conan mi dorme lì? Vabbè.
Lo saprà Conan cosa caspita fare. Qualcuno stava mangiando tacos di pesce, ma boh. Non c'è qualcosa da lavare anche qui? No, eh? No. Cosa? Me l'hanno bevuta, non ci ho fatto caso. Sì. Questa sfida della positività è bella tosta. Non riesco a portarla a termine. Che cavolo! Dai, su, Conan, poverino, ha paura dello stereo. Non so perché ha sempre avuto paura dello stereo, era il mio piccolino. Ah, racconta una storia buffa. Giusto, già che ci sei. Presentazione amichevole. Il mio piccolo Eiji, scusatevi, devo rivederlo un attimo. Oh, che batuffolo. Dov'è il tasto tab? Ma guardateli, sono papà, che purtroppo è anziano, come potete vedere, e il figlio bellissimo. Ok, fatemi controllare una cosa. Pietra miliare completa, bene. Quindi Hunter compie 7 buone azioni e diventa felice 3 volte, perfetto. Hazel purtroppo è in alto mare. Almeno il divertimento è, non è a palla ma di più. Quindi finiamo un attimo di completare anche questa cosa per Hazel e poi vediamo di... Ma come, davvero non conosci Pearl? Presentazione allegra. Sì. Rebecca, per favore non mangiare. La macedonia dei frutti di plasma non ti fa ancora bene. Presentazione allegra. Ma soprattutto dov'è l'altra... Giusto, che non vi ho ancora fatto vedere. Ah, eccola qui. Eccola, l'ultima. Lei invece è la piccola no, questa è Hope. Giusto, perché la prima è Rebecca e la seconda è Hope. E come potete vedere, qui Caleb e Pearl hanno avuto solo femmine, cioè, e boom, però hanno sempre le orecchiette a vampiro, la cosa è bellissima. No, scusami, ma almeno ripulisci, zozzone, Ok, dai, l'ultimo sforzo, impara a conoscere, ma così tanto per... Ah, già, è vero. Come potete vedere, come avete visto, la relazione con Pearl purtroppo inizia in modo negativo per uno dei suoi poteri, purtroppo. Era uno dei... di quelli più, diciamo, blandi, quelli che mi andavano meglio. Che cavolo fai? Hunter... Se proprio spegni, se proprio fai, gioco una partita multigiocatore con... Fai con Caleb. E che cavolo. Già che ci siete. Tu, 3 buone azioni, dai. No, povero Eiji. Allora. Chi è che ha portato un regalo? Dai, su, su. Ma dov'è il piatto? Dov'è? Piffaro, te lo sei messo il piatto? Oh, ripulisci, che cavolo.
ripulisci, vediamo se valgono così, poi stacchiamo un attimo. Su, direi che poi dopo possiamo davvero tagliare, cioè ancora. Bravo, tu gioca. Oh, ma povero Eiji. Cos'ha il mio piccolo Eiji? Oh, deve fare la cacca Eiji. Volevo dire, presentazione, mica deve andare in bagno. Oh, 4. No, tu no. Tu. Oh, piccolino mio. Chiedi di andare a fare i bisogni. Quindi? Oh! Sì, ma non è servito. Dai, su. Oh, racconta una storia buffa. E poi? Poi forse ce l'abbiamo fatta. Sì, pietra biliare completa. Bene. Chi è che... No! Si sta scannando. Ma lui è mezzo addormentato. No, quindi... Sì, direi che possiamo concludere qua l'episodio. Quindi speriamo di riuscire a finire questa sfida della positività. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ma soprattutto follow me now, yeah, ci rivediamo al prossimo episodio, konnichiwa.